E ci siamo di nuovo in diretta dal Brianza Motor Show, non solo in radio ma anche in televisione. E sai che sfortuna che c'hanno, cioè più che altro perché vado in televisione che non sono sta gran bellezza, però c'è Luca Silver della Silver Eventi, quello che vi manda in vacanza, tanto per intenderci, perché abbiamo detto prima, no? Che sì, abbiamo questo sì, concorso sì. Con il nostro toro, cavallo, mulo meccanico, e potete vincere una vacanza, basta fare il tempone. Mi viene in mente di dire una cosa, visto che hai parlato di tempone, il buon tempone che il buon tempone che vince il soggiorno vacanza Iperclub che metto a disposizione per bello. Questa occasione. La cosa mi è nata poco fa quando sì, al volo, è stata una sì. Cosa proprio al volo, Tu hai detto facciamo la miss, non mi ricordo, miss cavallo meccanico, esatto, e esatto. Io da lì ho collegato e sono arrivato subito in console. Bello, sono queste le cose belle anche del Brianza Motor Show, questa adrenalina e questa energia che gira, proprio perché ci sono eventi che arrivano anche a sorpresa. La mia ragazza mi ha vestito con la maglietta rosa e già questo mi imbarazza un pochino. Ma sai che sei proprio un fighetto? Sembra anche giovane, sembra un fanciullo, così. Però non ti lascio dire i commenti che ho sentito mentre passeggiavo. Qualcuno anche mio. Allora, volevo salutare gli amici di Progetto Immagine, che sono quelli che stanno filmando, dall'altra parte c'è Luca in questo momento, e poi c'è Germano Pigozzo, che appunto è Progetto Immagine. Noi collaboriamo da tempo, loro sono a Uggiate Trevano in provincia di Como e collaborano spesso con Silver Promotion, con me, facciamo tante cose. Bella questa cosa, fanno parte della family, questa... we are family. Ah, questa cosa mi piace. Comunque, tutto in diretta, perché non solamente auto esposte, di fianco a noi ci sono delle bellissime Ferrari, ad esempio qua alla nostra sinistra, ma ci sono anche tantissimi eventi, perché ieri abbiamo parlato di Burlesque, che poi questa sera si vissa, no? Oggi pomeriggio? Alle 16 ritorniamo in sala Porro, lo diciamo per tutti, e devo ancora ribadire, ringraziare tutti, ma veramente tutti quelli che sono venuti ieri sera in sala Porro a trovarci, è stata una bella serata, 2 ore di spettacolo, con i folli che hanno presentato questo spettacolo che è veramente strepitoso. Me l'hanno raccontato e consiglio veramente agli amici che ci stanno ascoltando in radio, che magari sono in automobile, di arrivare qua a Erba, perché veramente ne vale la pena, sì, ne vale veramente la pena. Sicuro, per entrare in fiera, oltre a vedere tutti gli stand, valgono anche per partecipare al Burlesque, l'ingresso è gratuito. Bello, quindi... Alla grande. È qualcosa di incredibile. Comunque, abbiamo qualcos'altro da aggiungere? Volevi ricordare qualcosa di importante? Beh, allora, intanto la gara va avanti e magari dopo, se mi dai un microfono radio, certo. Facciamo un po' il sunto della situazione e vediamo come sta andando. Esatto. Abbiamo visto dei bei tempi, tra l'altro. E poi ti posso anche dire un'altra cosa, tra le sorprese, perché tu fai tante sorprese, però anche noi nel nostro piccolo le facciamo. Arriveranno tra pochi campioni di trial a dare una piccola esibizione di quello che succede poi nella tua area eventi. Uh-huh. E quindi così rubiamo un po' di qua e di là per far benissimo. Vedere agli spettatori tanta roba. Credo che la Brianza Motor Show sia una grande comunità che si unisce per realizzare solo una semplice cosa, intanto regalare dei sogni, perché magari c'è qualcuno che non si può mettere in una certa macchina o una certa moto, e poi regala delle emozioni. Bene, poi altra cosa da ricordare, ci vediamo alle 16, anzi ci vediamo alle 15 qua nella postazione, certo, con Alex Normanno, certo, che bene, sta arrivando. Facciamo un po' di musica, ringraziamo Luca Silver, la Silver Eventi e naturalmente tutti i partecipanti della Brianza Motor Show. Tutti gli artisti che si presentano ci raccontano, dimmi un po', tutto. Ci raccontano un po' di loro e ci raccontano soprattutto che cos'è la musica per questi artisti come te che si presentano al pubblico. Ma la musica per me rappresenta la mia vita, e diciamo che ho iniziato molto, molto presto, ero molto giovane, ecco qua il CD, dalle Mostra Silver, bello, bello. Da giovane ho iniziato a cantare nei primi karaoke, nelle prime orchestre da ballo. Allora, tu hai detto che hai iniziato a fare delle serate nei karaoke, hai fatto anche concorsi, immagino, ti sei esibito. Ho fatto svariati concorsi e sono quelli che ti aiutano di più, diciamo che essere sul palco ti forma tantissimo. Ma posso ricordare i concorsi, quelli più belli, insomma, quelli che mi hanno lasciato un po' di più, sono Castrocaro, uno che ricordo molto bene, e mi sembra proprio ieri, è il Festival di Napoli su Rete 4, che andò in onda nel 2002, nel lontano 2002, però è stata veramente una grande esperienza che ricordo ancora oggi, come se fosse ieri. Oggi ti presenti con questo disco che è uscito a dicembre, in promozione nei digital store, come sta andando intanto un po' la promotion di questo periodo? Primo
primo step, direi, no? Ma devo dire che non ci aspettavamo neanche tutto questo grande successo, questa grande attenzione sui media. Diciamo che sì, sta andando molto bene all'estero, sta andando molto bene anche in Italia. Questo grazie comunque a tutto il gruppo, il team che ci lavora dietro. Invece ti volevo chiedere, tornando al brano che adesso presenterai, sì, volevo parlare un po' del video, perché tu l'hai realizzato nella provincia di Como, sul lago. Esattamente a Lanzo di Intelvi. Lanzo Intelvi, quindi abbiamo detto bene stamattina, parlavamo del tuo video. Giusto. Okay. Allora, siamo arrivati al momento di sentire il brano con la tua esibizione qui sulla palco davanti al nostro pubblico. Esatto. Allora, io vi lo ricordo che c'era Alex Normanno che presenta il suo nuovo singolo, che tra l'altro è bellissimo perché sta andando veramente bene, il suo Non Volo. Io chiedo un fortissimo applauso perché veramente ne vale la pena, proprio tanto, e cominciamo. Grazie. Ho provato a salire cosa il cielo può dare, ho provato a volare come solo un aliante può fare, non riuscire a toccare la luna che la notte ti appare, fa male e ti spegne anche il cuore. Ho cercato l'aiuto, nessuno mi ha voluto sentire, il conforto morale che in quegli attimi ti fanno star bene. Ho sentito e creduto che il mare potesse passare, che la rabbia svanisse e che più non potesse tornare. Ma non come triste puoi sentirsi solo, non si può planare se si è al suolo. Non volo e non volo, ho le ali ma non so volare, in questo immenso mondo da scoprire. Si fa così.
si fa così.